È una storia d'arte, è una storia al femminile, è una storia che unisce Calabria e Sicilia, è una storia particolare di due sorelle, entrambe attrici, entrambe dive dell'epoca romantica e pionieristica del cinema, è una storia che unisce le due sponde dello stretto, perché Pina Menichelli è nata in Sicilia, a Castro Reale, la sorella Dora, due anni dopo, nasce in Calabria, a Vibo Valentia. Ma è anche la storia di due artiste che per lungo tempo erano state dimenticate e solo negli ultimi anni la loro memoria è stata recuperata, dando giusto onore a due protagoniste di un periodo storico. A raccontare queste due storie parallele e l'impegno che si intende profondere per rivalutarle, come giusto che sia, sono state ancora delle donne che si sono confrontate nel corso di un incontro alla Villa Comunale di Vibo Valentia, iniziativa inserita nell'ambito della Capitale del Libro. Brillantemente guidate da Cristina Marra, che ha condotto la serata, sono state le donne ad essere protagoniste, con il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo a fare gli onori di casa e l'assessore alla cultura di Castro Reale Mariella Sclafani a raccontare quanto la città siciliana ha avviato per riportare alla memoria questa sua concittadina. Un po' indietro, a dire il vero, è apparsa Vibo Valentia, che finora si è affidata ad iniziative di cultori amanti del teatro e della ricerca storica, riportandola così all'attenzione dell'opinione pubblica, ma che adesso, con l'iniziativa di Mariangela Preta, certamente si preparerà ad avviare iniziative ed attività che siano all'altezza del compito. Intanto, come raccontato durante l'incontro, Dora e Pina Menichelli saranno coprotagoniste di un importante progetto dedicato alle donne di Sicilia e di Calabria, al multiforme ingegno declinato dalle donne in molteplici settori, dall'arte alla matematica, dalla letteratura all'astronomia, all'arte di governo, al giornalismo, alla filosofia. Un'idea partita dalla vulcanica mente di Fulvia Toscano, che con la passione che la contraddistingue lo ha illustrato ai presenti, e che, partito dalla Sicilia, questo progetto approda in Calabria attraverso la collaborazione delle due studiose, la stessa Fulvia Toscano e Mariangela Preta. Insomma, una serata che rappresenta solo un inizio, perché, come assicurato dal sindaco Maria Limardo, Vibo Valentia favorirà questo progetto, innanzitutto avviando uno più stretto dialogo tra Castro Reale e la stessa città vibonese, nel nome delle due sorelle Menichelli, Pina e Dora. Ma avevano detto che l'amore è il più bel dono della vita, ma io per credere al tuo cuore non so che piangere e soffrire.